Mi chiamo Mossa Letizia e sono nata a Palermo il 6 gennaio del 1963. Figlia unica di Mossa Francesco e Consolatrice Rosalia. Il 6 gennaio del 1963. Ma guarda, suppongo perché ho un pensiero logorroico che non riesce, almeno in questi ultimi anni, a trovare una forma chiusa. Ho necessità che i lavori abbiano sempre un'apertura, che lascino intravedere dell'altro. È una anche forse una forma di sopravvivenza, perché chi scrive, insomma, chi crea, almeno io nello specifico, ogni tanto penso di ho timore di questa del fatto che ci possa essere un giorno in cui non abbia più nulla da dire. In qualche maniera un po' me lo aspetto e un po' lo cerco, questo periodo in cui sarò sereno perché avrò detto tutto quello che avevo da dire. I temi sono è chiaro che ci sono dei macro temi e dei micro temi. Il tema che mi interessa al momento, soprattutto mi interessa come essere umano e quindi anche artisticamente, è quello della rappresentazione. Siamo in quel gioco per certi versi anche folle, ma interessante, della autorappresentazione. Cioè, quindi basiamo tutto nella costruzione di un personaggio. Questo non vale soltanto per il teatro, per l'arte, vale per i tanti altri fattori della vita. E poi diventa quel personaggio costruito un'ulteriore rappresentazione. È un'iperrappresentazione. Ecco, questa iperrappresentazione è un fattore che mi interessa molto. Questo è il macro tema. I micro temi poi sono sempre molto relativi anche alle storie che tendo a raccontare in questo momento, che sono storie di umanità al degrado. Degrado morale, etico, degrado sociale, senza mai entrare nel concetto di teatro sociale, che non mi piace. Tu sei un artista che nella composizione poi ha potuto vivere anche l'esperienza della regia e della stessa interpretazione dei tuoi testi. In una qualche forma li vedi già in scena quando ne scrivi? E secondo te questo è un vantaggio, è un limite? Ma credo che come tutte le cose ci siano dei vantaggi e dei limiti. Il limite è senz'altro quello di essere monolitici. I vantaggi quali sono? Quelli di far vincere, se vogliamo parlare di questo, un pensiero è uno solo. Perché anche quando faccio il regista, in qualche maniera la figura incombente del drammaturgo è sempre lì, mi sovrasta a volte la tengo a bada, è sempre una bella lotta. Però sicuramente il fatto che debba poi registicamente pensarli io, da un punto di vista fattivo, durante la scrittura, è più semplice, è più coerente come costruzione del pensiero drammaturgico. È una dualità molto molto costante, tant'è che per esempio alcune volte durante le regie con gli attori, con Filippo Luna per esempio spesso capitava, Filippo Luna è l'attore dell'ultimo spettacolo La Veglia, e quando c'era qualche imbroglio drammaturgico da risolvere, io dicevo, vabbè, fermi tutti, stasera parlo con Palazzolo. Perché Palazzolo è un'entità che sta a casa, che è il drammaturgo, quello che scrive. Ecco, difficilmente durante le prove io scrivo in scena. Per me la scrittura è un momento di solitudine, di voluta, agognata, per cui la... Perché invece il teatro sempre più spesso si fa pratica di scrittura scenica. Ecco, io se qualche attore propone delle cose, spesso lo picchio, insomma, lo maltratto. Ecco, le prove non hanno nulla a che fare, per quanto riguarda il mio lavoro, con la parola. Le prove sono per introiettare, per riconoscere, per
amare o odiare la parola, mai per corromperla. Dal punto di vista proprio, come dire, fisico. Già la corruzione avviene quando questa parola viene detta da un altro, da un'altra persona, da un personaggio, no? Da un attore che fa quel personaggio, quindi la corruzione è già in atto. Però la variazione è qualcosa che sento come una violenza. Dico anche spesso agli attori, se volete cambiare le parole, dovete almeno prima aver subito, vissuto la stessa fatica che ho vissuto io. Perché ogni parola è scelta, dovrebbe essere quella e non un'altra. È chiaro che poi le prove ti insegnano a essere più morbido col tempo, a essere anche più intuitivo, a riconoscere il genio altrui nell'aver trovato quella parola giusta. Però questo che ti senti un po' genio tu? Io sono un genio. Mi sento. Non è un fatto, raga, ormai io sono assodato. Ma il creatore deve per forza sentirsi genio, perché la creazione è un atto di grande presunzione, e quindi se non senti una necessità e che quelle cose che dici siano un pensiero unico e non di seconda mano, è inutile fare questo mestiere. Ecco quello che esorto sempre di fare ai giovani scrittori: a scovare la propria lateralità, il proprio pensiero laterale, un modo in cui si osserva la realtà che è unica e solo, che fa parte dell'individuo. È chiaro che questa è una palestra contro la stupidità, contro l'idiozia. È una delle cose che può capitare a un artista, è quello di diventare idiota. Questo succede nell'autoreferenzialità, nella continua elaborazione di uno stile, che poi, voglio dire, è naturale che avvenga uno stile nel tempo, che si sviluppi, ma bisogna sempre rinnovarlo. Io cerco sempre, provo sempre a rinnovarlo, a rinnovarmi facendomi interessare delle cose che probabilmente non mi interesserebbero se non avessi questo motivo fondante, che di una ricerca formidabile, una curiosità incredibile nei confronti dell'umanità. Io sono diventato abbastanza indifferente. Questa è una scongiura per chi fa l'artista. Credo che la colpa sia un po' della questa continua informazione che abbiamo da tutti i lati, no? tutte le forme possibili, che crea indifferenza, crea quell'abitudine all'osservazione delle cose. Ecco, concentrarmi invece sul micro, cioè sull'umanità nuda e sola, quella sola, e non so, i deportati, i bambini poveri, la fame, oppure la diversità, ecco, i macro temi, individuando poi dei personaggi che si muovano dentro questi macro temi. Quello che mi piace indagare, a prescindere poi dal fatto che racconto, è l'individualità, cioè l'essenza del minimo, e mi aiuta a essere meno indifferente, quello senz'altro. Mi fa rintracciare quell'umanità reale, con quei problemi effettivi, con quella difficoltà nell'approccio con la vita, che fa sentire più buono. Perché altrimenti saresti un po' stronzo, diciamo. Io sono stronzissimo. E questa cosa, diciamo, trova catarsi nel teatro? Per fortuna sì. Questa necessità poi di raccontare queste storie nasce anche da un passato, da un vissuto. Io sono stato parecchio e per parecchio tempo recluso in qualche maniera. Sono stato un solitario, e in certe fasi della vita questa cosa ti comporta anche degli shock, diciamo, superabili o non superabili, e quindi questo è l'amore per la singolarità. Da dove nasce questo vocabolario, questa sorta di sintassi? Guarda, io la necessità è quella di sicuramente da questa insopportabile medietà linguistica nella
quale siate, dove tutte le parole sono uguali, dove tutto significa tutto in qualche maniera. Per cui la ricerca della lingua, un riapproparsi del significato effettivo delle parole è la base, il motore che fa deflagrare, diciamo, le mie parole, che poi sono volutamente e in maniera autoritaria modificate, usurpate. Quindi quello che tento di fare poi, al di là della ricerca formale, è quello di riprovare a trovare un senso alle parole, singole parole, per poi corromperle. Vive dentro di te la conflittualità comunque del rapporto con la tua terra, di voler essere in qualche forma discontinuo rispetto a una pratica artistica, linguistica e drammaturgica che inevitabilmente comunque ha il sapore della Sicilia, e però poi il fatto comunque di esserci, di vivere in quell'humus e fino anche alla fine di usare in non pochi casi anche quel dialetto, quella cantilena, e quindi questo rapporto dentro di te, questo conflitto si risolve, non si risolve, guerra aperta e l'accettiamo. Guarda, io la guerra l'ho vinta, nel senso, l'ho fatta con la lingua, l'ho vinta, nel senso che io non mi riconosco in questa. È chiaro che poi se uno deve tendere a riassumere l'incasellamento, il riassunto, ovviamente per il mio lavoro, quello che faccio sulla parola è un abominio. Perché mi ritengo terra da nessuna parte. La lingua che utilizzo è un accidente, che è una cultura che non ho chiesto a nessuno, mi ha imposto, ma la tensione che faccio durante la scrittura, che cerco di portare avanti, è quella di una universalità, ovviamente, del pensiero, più che della forma scritta. Quindi anche quando cambia spesso, insomma, anche a Palermo, quando i miei spettacoli vanno in scena, che lo stesso palermitano non rintracci la propria lingua in quella lingua là, perché non lo è. È chiaro che se vado fuori il riassunto dice: ah, guarda, è siciliano, comunque ricorda il siciliano, comunque tutti noi rifiutiamo le terre dove abitiamo, tutti noi le amiamo, tutti noi ne siamo in qualche maniera. No, in termini anche proprio di continuità artistica. Cioè, comunque. Non mi interessa. Non ti credo. Lo dicono gli altri, non lo dicono. Lo dicono gli altri, spesso dice quali sono i tuoi punti di riferimento. Quando sentono i miei punti di riferimento artistici, pochissimi che possono essere rintracciati poi effettivamente dentro il mio lavoro. Diciamoli così, magari i prossimi giornalisti non sono. Ma sicuramente mi interessa molto chi fa esperimenti linguistici, chi è interessato alle storie. Per cui mi piace molto, non so, faccio dei nomi così a caso, l'oggetto nel calderone, da Bernard a Saramago a. Di narrativa e teatro, mi piace molto la narrativa, cioè la letteratura di Beckett, preferisco molto Beckett narrativo che teatrale, sono Buzzati, io sono un appassionato dell'invenzione di Buzzati, Sartre, io sono un cultore di Edoardo De Filippo per esempio, che nella mia drammaturgia non c'è, in qualche maniera è soltanto così laterale, insomma. Io ho fatto la tesi di laurea a suo tempo su Edoardo De Filippo. Non sono uno scaldatiano, per esempio. Molti mi avvicinano a Scaldati, ma nonostante io ammetta che sia un grande autore, non ritengo a. Ecco, poi lì ci sono anche problemi, come dire, proprio legati alla terra, no? Dove tutti attingiamo a quella terra e tutti in qualche maniera ne siamo portatori sani o meno sani. Per cui in quel caso lì probabilmente c'entra anche lo spazio, abbiamo vissuto in luoghi identici. Ma queste cose le avresti dette anche 10 anni fa? Ma probabilmente sì. Quindi un'intervista che possiamo tenere con Albume, diciamo. Nel medio tempo, sì. Grazie. Grazie a te.